condannato, sempre con Lino e con Franco. Non so come, ma sempre ti trovo te, scusami un attimo. Oggi è il suo compleanno. Sì, infatti, oggi è il compleanno di Franco, quindi non potevo mancare. Ma anche di Pasquale. No, di Pasquale non ancora, però lo sarà domani, quindi io non potevo mancare, visto che sono diventati parte della mia famiglia. Voglio dire, ma loro sono attenti, curano i loro clienti, le loro dive, i loro VIP. Tu come ti trovi con loro? Allora, loro sono eccezionali, per cui io lavoro con loro da quasi un anno. Mi curano come se fosse una di loro e mi trovo benissimo, per cui sono qua e... Però adesso ho bisogno di sapere un po' gli auguri che tu hai nel cuoricino per loro. Allora, io volevo augurarvi a entrambi, al papà, che compi tantissimo, che continuiamo a lavorare assieme perché sei fantastico. Continua a essere la persona che sei perché è anche molto sincero, e al figlio uguale, che è fantastico, bellissimo, e che gli auguro il meglio e che li voglio tantissimo bene entrambi. E noi ci associamo e auguriamo anche tanto bene anche a te. A chi? A te. Ah, grazie. Intanto benvenuta Tania. Grazie e benvenuti a tutti. Insomma, il compleanno di due amici, il papà e il figlio, Lino e Franco, lo bevano. Ma diciamo che io innanzitutto sono molto felice di essere qui, e infatti appena sono arrivata ho ringraziato Franco e Pasquale perché mi hanno invitata qui, ed è una cosa davvero bella per la seconda volta essere qui, e non c'è nulla di più bello perché poi si instaura anche un rapporto d'amicizia. Ho visto anche i fotografi che subito hanno catturato e tu subito in posa. Vabbè, diciamo che ormai ci sono abituata, però ogni volta che accade questo è sempre bello. So che tu hai fatto anche un calendario anche per fini sociali e solidali. Quest'anno e anche l'anno scorso. Sì, esatto, perché quest'anno c'è stata la presentazione ufficiale del mio secondo calendario con dei fini sociali, perché quest'anno con una parte del ricavato si è provveduto a comprare dei defibrillatori per donarli a delle scuole pubbliche della Campania. E l'anno scorso invece pare che per l'ospedale. Sì, no, l'anno scorso invece abbiamo donato una parte del ricavato ad un'associazione di malattie reumatiche infantili, e quindi... Brava, non solo bella ma anche brava. Facciamo gli auguri a Lino e a Franco. Certamente, tantissimi auguri Franco e Pasquale, io vi mando un grandissimo bacio. Per te quest'anno è il debutto. Esatto, sì, è la prima volta. Che impressione ti sei fatta, così, a bruciapelo? Bella, la festa alla Franco lo befalo, perché lui è un grandissimo manager, agente, quindi l'impressione è molto bella, organizzata bene. Hai visto quanta gente? Sì, no, ma infatti è pieno, c'è tantissima gente, poi lui è meticoloso su tutto, quindi c'è bella gente, si mangia bene, si sta bene, bella quindi musica. Tornerà l'anno prossimo? Certo che torno. Anche per gli altri anni? Ma sempre, tornerò sempre, assolutamente. Cosa sì. Augurare sia a Lino che a te? Tutto il successo del mondo, ma soprattutto, che credo sia la cosa più importante, la salute. La salute, mi piace. La salute. Auguri. Auguri di buon compleanno a Franco e a Pasquale. Ciao. Siamo arrivati in Ferrari. Sì. Anche perché tu prediligi la testa rossa. Sì, è vero, è proprio così. Si fa notare, giusto? Si fa notare, però tu hai anche delle altre macchine molto belle. Jaguar, Bentley. Sì, abbiamo un bel pacco auto, Jaguar, Bentley, già l'hai detto tu, Maserati, non le dimentichiamo le Maserati. Qual è quella più ricercata? Al momento la Ferrari, la 488 GTB che tu hai visto fuori è quella lì che è la più gettonata al momento. Ma che auguri vuoi fare per loro? Ragazzi, dovete sfondare, il mondo del lavoro è l'oro, quindi loro devono andare avanti perché sono belli. Dai. E viaggiate naturalmente con le tue macchine. Assolutamente sì, mi sembra giusto. Auguri. Insomma, ci siamo, tanti auguri, tra l'altro sono nati lo stesso giorno, ma è un doppio compleanno, ma incredibile, auguri ragazzi. Hai visto quanta gente? No, vabbè, cioè, sembra di stare a Cannes, non è normale, cioè, hanno fatto un bel lavoro. Anche perché poi loro festeggiano insieme ai loro partner, i
loro partner. Ah sì, scusate, non si sente perché la musica è troppo alta. Ci sono un po' di partner, di sponsor, insomma, di amici anche stasera. Quindi bella, bella serata. Ma tu hai un pensiero per loro? Allora, per noi certo che ce l'ho, intanto tanti auguri. E poi volevo dire che, insomma, per noi artisti è importante la figura di Franco, o di più anche di Pasquale, perché insomma... È rassicurante, no? È rassicurante e poi ci danno la possibilità anche di lavorare, che mi sembra che sia una bella cosa. Allora per i prossimi 50, 60, 70, 80... Eh beh, certo, devono vivere tantissimo, perché noi dobbiamo lavorare tantissimo. Auguri! Auguri! Ma c'è il presidente? Il presidente? Tra i due? Tra i due? Presidente, è il tuo brand, eccolo qua. presidentfashion.it, magari il papà è il presidente, dai. Ma sì, andiamo per l'anzianità, andiamo. Però ecco, noi siamo per i giovani, forse è un brand molto giovanile, un brand diciamo conosciuto in un anno e mezzo in tutto il mondo, e sottolineo questa cosa perché con il Made in Sud noi dobbiamo portare in tutto il mondo il nostro marchio. Ecco perché la mia conoscenza con Franco e con Pasquale, perché loro sono come me, sono moterroni, no? Quindi facciamoci valere nelle nostre cose. Quindi io sono riuscito in 2 anni a portare il mio marchio in giro per il mondo e in Italia a raffermarmi, diciamo, ad alti livello. E Franco e Pasquale sono stati anche loro, diciamo, che ti hanno dato una mano. Sì, come no, sono stati anche i miei co-partner in questa situazione, anche perché senza le agenzie di visibilità noi forse, tra virgolette, fino a un certo punto possiamo arrivare, ma se non ci sono Franco e Pasquale o altri in questo mondo del lavoro, noi non potremo emergere. Quindi ecco qua la mia conoscenza, e che non abbandonerò mai, perché sono adesso, li porto qui nel cuore, anzi li porto nella corona di presidente, li porto. No, ma adesso però voglio gli auguri. Gli auguri vabbè. A Franco e Lino. A Franco e Lino. Allora, io parteggio un po' più per il papà, parteggio anche perché lo sento come un mio padre. Diciamo che perché Franco, io ti faccio i miei migliori auguri, io spero che farò altri 100 compleanni insieme a te. Lino è molto giovane, Lino ne possiamo fare altri 2000, 3000, ma io con te Franco, diciamo, ho una cosa che va al di là del lavoro e dell'amicizia. Ci vogliamo bene e niente, ti ringrazio perché... Oggi sono qui con te e ovviamente con Lino, e come dico sempre, solo per il numero uno, Franco. Insomma, Francesca, sembri una fata turchina. Pitu-piturza. No, ti ho vista passeggiare lì che stavi arrivando, tutti i fan, i fotografi. Detto, ma grazie, che è tanto calore, davvero, grazie, ringrazio tutti. Poi Napoli un po' ti appartiene. Sì, certo, io sono abruzzese, Napoli mi appartiene, sì, mi sento anche campana. Anche perché tu hai mosso i primi passi proprio a Napoli. Io mi ricordo quando facevi la modella, la fotomodella. Certo, sì. Adesso invece... Poi con Franco è nata un'amicizia, un rapporto lavorativo che ormai sono 10 anni che ci conosciamo. Ma tu hai qualcosa da augurare sia a Franco che a Lino? Prima di tutto gli auguro tanta salute, quindi di stare bene, e poi work in progress, tanto lavoro, tante cose belle, tanta felicità, tutte le cose positive che si possono augurare. Ma quanti anni ha Franco? Tondi quest'anno... Tondi? Sono tondi! Ci siamo, un appuntamento, un rito, Lino e Franco. Il 26 febbraio. Voglio dire... Nei prossimi 60 anni speriamo. Almeno. Anche lei ce l'hanno scorso. Certo. Non posso mancare. Non può mancare. No. Ma insomma, cosa augurare a questi due amici? Perché ormai... Posso dire, ogni anno dico la stessa cosa. Speriamo che stia... No. Sì. Quest'anno devi cambiare. No, perché porta bene. Ah, porta bene. È stato un bell'anno, quindi bisogna augurare sempre felicità, serenità, che stiano bene. E che campino almeno altri 50-60 anni. Beh, Lino almeno 100. Un augurio enorme e avanti così. Avanti così. È che io... Eccolo. È che io non facciamolo, posso... Facciamolo venire in diretta. Non posso, insomma, non fare gli auguri di persona. Ti hanno dato 50-60 anni di auguri. Ce la fai? Così pochi. Allora, facciamo 100. Sono 60. 100 di facciamo queste pizze. 100 di queste pizze, sì. Insomma, ogni anno il compleanno... diventa sempre più importante, sempre ma più VIP, sempre più persone. Perché siamo con gli amici di sempre, altre cose sono onoratissime, perché quest'anno sono 10 anni che festeggiamo il compleanno e abbiamo annoverato veramente gli amici di sempre. D'altronde non poteva mancare Francesco, che ho il piacere di gestire nazionale, per cui veramente sono onoratissimo di tanti amici. Anche perché tu hai messo insieme anche delle eccellenze.
quest'anno abbiamo dei partner veramente eccellenti, dopo li avrei il piacere di ringraziarli uno per uno. Bene, allora da questa postazione facciamo gli auguri. Hallelujah.